Discendenze impossibili, Cinzia Della Ciana. L'ultima fatica, Cinzia, di questo libro, L'ultimo parto. l'ultimo parto, che effettivamente è stato un libro pensato e ripensato anche, perché è un viaggio nella storia a ritroso di due personaggi importantissimi. Dai, presentacelo, poi Sono due due donne. donne, ecco. Esatto, sono due donne prese dalla storia, quella storia che fa la storia, ma non racconta le storie, come mi piace dire a me. Chi sono? La Madama e la Loca. La Che è il Madama sottotitolo appunto del libro. è Margherita d'Austria. Margherita d'Austria ne ricorreva il cinquecentenario lo scorso anno. Mi aveva molto incuriosito capire chi fosse. Ho snasicato, come si fa sulle fonti storiche, Perché tutte le figlia fonti storiche si sono è all'interno del rigorosamente libro. rispettata, e scopro che è colei che dà il nome a Palazzo Madama, Voglio dire, Palazzo Madama, il livello nostro Senato, Senato. quindi figlia di Carlo V, l'imperatore sul cui impero non tramontava mai il Periodo sole, storico. 500. Il Oh, 500 è un ecco. secolo meraviglioso in cui Vabbè, succede tutto, Rinascimento, voglio dire, sì, si disegnano Rinascimento fino ad tante. arrivare alla Alla decadenza. decadenza, certo. E quindi figlia di Carlo V, figlia illegittima di Carlo V, riconosciuta perché fa comodo al padre inserirla nello scacchiere internazionale. Quindi, se si Certo. vuole, una bastarda con gloria, una personalità fortissima che diventa duchessa di Parma, di Piacenza, governatrice dell'Aquila, ritorna come governatrice nelle Fiandre e che quindi mi sono detta figlia di Carlo V, ma se è figlia di Carlo V, allora è nipote di Giovanna la Pazza, perché E qui andiamo in Spagna. Carlo V altro che non era che figlio della regina di Spagna, Giovanna di Aragona e di Castiglia, che ebbe, ahimè, una sorte purtroppo infame perché fu reclusa per oltre 50 anni nel monastero di Santa Clara, questo per volontà paterna e poi anche del figlio Carlo V e anche del nipote, in qualche modo di scipparle il Il potere. trono, lo scettro, insomma. Esatto, e quindi la sua insanità mentale su cui ancora si discute, che forse molto probabilmente altro non era che una determinazione Sì. e una ribellione a quelle che erano le regole del potere all'epoca, la portano a essere rinchiusa con una congiura del silenzio che dura tuttora, perché se La c'è loca per questo motivo, no? la Perché loca in spagnola spagnolo significa significa pazza. spazza, Ecco. e quindi no, altro non sono che nonna e nipote. E questo capire che c'è un legame di parentela, discendenze impossibili, su cui ancora c'è una sorta di congiura del silenzio, perché se si parla della Madama ci si ferma a lei o si arriva a Carlo V, se si parla di Carlo V non ci si accosta alla mamma. Io ho voluto immaginare un dialogo impossibile tra queste Due due nonne e donne. nipote. Sì, che finalmente hanno l'opportunità di spiegarsi e di rispondere a alcune domande su rapporti importanti, su temi importanti come il rapporto tra le donne e il potere, che ci poteva essere Ecco, all'epoca, donne e ma potere, c'è no? Cioè, ancora tu hai oggi. notato delle assonanze anche con il Ma 2023? No. assolutamente, Perché? perché voglio dire, si sta parlando di quello che è una personalità, una donna che si trova ad avere una personalità forte, determinata, illuminata come la Madama e riesce a gestire il potere secondo le regole, deve Degli rinunciare uomini, le regole degli alle uomini. regole imposte da un governo, Sì. dalla ragion di Stato, e Sì. ovviamente all'epoca la ragion di Stato non poteva essere altro che dettata dal genus maschile, si trova, voglio dire, a dover rinunciare a una parte di sé per Sì. poter essere collocata nelle dinamiche. La nonna invece, che fin da piccola è ribelle, indomita e che ha pur sempre questa personalità estremamente quasi virile, è una donna passionale, una passionaria che non sta alle regole della ragion di Stato. Per cui nel momento in cui il marito muore, il grande amore che l'aveva sostenuta fa sì che comincia a avere delle esuberanze non accettate dalla ragion di Stato e per questa scippata nel potere. Comunque, beh, è un libro da leggere, anche perché verrà presentato al Salone di Torino a maggio, voglio dire Esatto. che è una bella vetrina a livello di presentazione di libri, ma anche portato a livello teatrale, perché tu sono cinque atti, mi hai detto, Esatto, è no? strutturato come un testo teatrale in cinque atti, con un prologo e un epilogo, quindi verrà presentato come libro, ma anche rappresentato, spero, e comunque già esiste una riduzione teatrale che porteremo come reading in una serie di tappe già ben segnate in Italia.
via, e addirittura c'è un progetto di musica sopra, per cui saranno alcune parti oggetto di melologo, ovvero voce recitante con musica, che presenterà queste due donne. Si trova già in tutte le librerie, è già in commercio, e è un libro da... interessante, da... anche perché voglio dire, è la teoria del gatto padre, no? Deve cambiare tutto per non cambiare mai nulla, a sì, livello poi anche femminile, il, no? Delle cose. Il viaggio di portare il presente nel passato, certo. Non il contrario, no? Il presente nel passato è un viaggio che penso sia molto educativo e ancora abbia una formula una di licenza. E farlo con un dialogo in teatro, perché è una formula che vale molto, direi che merita. Allora, Discendenze impossibili, La Madama, La Loca di Cinzia Della Ciana. Grazie.